Ciao a tutti e benvenuti a questo video di Magic Lotus. Oggi vi portiamo la nostra Fast Attack dei mazzi che ho utilizzato per fare Mitico nella stagione di ottobre. L'ho fatto verso l'ultimo, l'ho fatto il 29 o il 30, il 29 mi pare. E, piccola premessa, non ho fatto chissà che risultato, quindi non è un video per vantarsi palesemente, e solo per dare il mio feedback di cosa ho utilizzato. E, altra cosa è che io gioco abbastanza poco-ish, nel senso che al più gioco finché le vittorie giornaliere danno exp e oro. Quando danno solo più oro, che tra l'altro è da pochissimo perché siamo verso la fine, non, tendenzialmente non gioco. Raramente, qualche volta, ho fatto proprio fino all'ultimo, fino a esaurire anche il gold giornaliero, ma ragazzi, capita davvero poco. Quindi è un feedback di un giocatore che gioca abbastanza, gioca tutti i giorni almeno qualche partita e quindi può servire, perché i mazzi che ho portato sono mazzi top tier, non è che ho portato robe strane, può servire magari a chi di voi gioca tanto per avere uno spunto e magari qualificarsi più facilmente, top 1200 e passa per ottenere appunto il punteggio e avere poi i play point per fare i qualifier. Allora, il primo mazzo che ho utilizzato per il rank, diciamo, da gold slash diamante, perché non mi ricordo se ho cominciato da gold questo giro, perché mi ricordo che ho giocato pochissimo a settembre, quindi forse sono addirittura calato a gold. Comunque, nel rank, diciamo, più parte bassa, ho giocato Ubi Controllo. Allora, Ubi Controllo non sono un grande esperto, non sono un grande stimatore, l'ho portato perché in quei rank specifici, quindi diamante essenzialmente, beccavo solo mazzi anti Rakdos Midrange, quindi Fires Invention, Keruga Fires, Weird Incarnation, Yorion, che praticamente usi gli incantesimi per spoddarli e trovarti le creature, cioè tutto un pasticcio così che praticamente Rakdos Midrange se lo mangiano. Però se tu più vi controllo, tu fai counter, 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 loro muoiono e quindi per quello l'ho portato. Tra l'altro anche contro Monoverde, questo mazzo tendenzialmente va un po' meglio rispetto a Rakdos Midrange, perché appunto ci sono i counter, quindi in qualche modo riesci a bloccare le giocate incredibilmente potenti che può fare Monoverde, hai un reset button in Farewell, quindi ce la fai. La lista la giocavo classica con 3 Teferi, 3 Wandering Emperor, Mono Farewell, le brattine. L'unica cosa interessante che ho messo di un po' spicy era la monocopia di Dissipate, perché alcune spell vuoi counterarle ed esiliarle, in particolar modo per esempio nel Mirror quando ti fanno Memory Deluge, o quando becchi appunto Monoverde ti fa Storm the Festival e tu gli fai un Dissipate. Bloccare la parte di flashback è molto importante perché contro quei mazzi loro ci contano tanto a fare il flashback perché tu sei lento a chiudere, quindi loro raggiungono il mana per fare il flashback di quelle spell e fare tanto value. Esillaria vuol dire che tu fai ciapa lì e non la fai più. Il motivo principale per giocare Ubi Controllo, che poi mi ha spinto tanto a giocare questo mazzo, è stato Temporary Lockdown. È fortissimo in tantissimi matchup. Monoverde, togli i rampini a 1, togli l'incantesimo 2 che rampa di più sulla terra. Fortissimo. Contro Rakdos, Sacrifice gli pulisci il board. Contro Aggro gli pulisci il board. Contro Barn gli pulisci il board anche degli incantesimini. È bellissimo Temporary Lockdown, davvero molto figo. Cosa particolare nella lista che giocavo io era due Quick Study. Quick Study praticamente Divination ma instant, paghi 3 e peschi 2, basta, proprio classico, cioè non fa niente di più. Perché l'ho giocata? Perché spesso questo mazzo nel drop a 3 tu sei open di counter, counter secco, quindi absorb, dissipate. L'altro non tira la spell, magari perché non vuole farsela mangiare dall'absorb, e allora passa il turno. Però tu non fai niente, magari ed è brutto fare a turno 3, no, fare l'anda passo, l'avversario non fa niente, tu farai niente, è stappare, l'andare e ripassare. Fare a turno 3 Quick Study, pesco 2, l'altro poi farà il turno che deve fare, tu magari se l'altro fa addirittura ti muovo niente, fai Memory Deluge, è fighissimo, fortissimo, è fortissimo, mi piace un casino. Quindi in realtà Quick Study carta promossa, promossa proprio a pieno. Poi, visto che c'era tanti mazzi, che avevo bisogno di quantità di carte, di counter, eccetera, per essere sempre attivo, era ottimo se avevo dei turni morti fare questo bellissimo Quick Study. Quindi approvato. Altre carte questionare dalla side, che mi è piaciuta molto, il Chromost Seed Shark.
che può essere utile in alcuni matchup aggro per avere già un po' l'anti 2-4 difficile da togliere, e poi ogni spell che fate praticamente fa come se fosse un mini Shark Typhoon, solo che crea delle pedine incubate, quindi sono degli artefatti che va, bisogna pagare 2 mana per trasformarli e non avranno volare, però comunque può tranquillamente bloccare il terreno che l'altro non passa più. Bellissima carta, è promossissima, le altre sono tutte classiche, niente di che. Poi il secondo mazzo, che è quello che ho giocato invece una volta passato a platino, quindi da platino a mitico, è stato di nuovo Rakdos Midden, cioè che era il mazzo che gioco principalmente. Mi piace tantissimo, ma ho fatto un twist. Ho fatto un twist bello spesso. Seguendo l'idea di Marco, Marco aveva giocato un mazzo mononero di Pioneer perché reputava Invoke Despair fortissima. E giocava mononero Splash Fable of the Mirror Breaker. Quindi praticamente giocava mononero che splashava di rosso solo per giocare Fable e nient'altro. Invece ho fatto il contrario. Ho voluto giocare Rakdos Midrange, che splashare in realtà no, non è il termine corretto. Cambiava la mana per giocare tutte terre che danno nero tranne una, Den of the Bugbear, perché è fortissima e uno per non va a influenzare appunto l'Invoke Despair. Tutte terre che danno mana nera in qualche modo, in maniera da poter giocare main deck 3 pair di Invoke Despair. Infatti notate che la lista ha cattato alcune cose in 4 pair, in 3 pair, Shevelder in 2 pair per giocare appunto 3 pair di Invoke main deck. Questa cosa si è rivelata davvero molto 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 efficace, perché poi appunto in Platino trova tanti mazzi che invece UV Control pativa un po', tipo magari Mirror di UV Control, che non li so gestire bene perché sono meno esperto, e così via. E giocare Invoke Despair in main deck mi ha salvato tanto, perché i matchup che sono brutti per Rakdos Midrange con Invoke Despair li aggiusti, quindi i vari Feruga Fires, Weird Invocation eccetera, li risolvi con Invoke Despair. Attenzione, non è che diventano buoni matchup, chiarissimo, però il fatto che loro giocano gli incantesimi così a cazzo duro e non si aspettano nessuna risposta da parte tua, perché nessuno, cioè, sarò l'unico pirla, pochi altri che la giocano così in grandi quantità main deck, fa sì che tu riesca a fare dei turni fantastici con l'invoke, che li pulisci il board, gli fai un casino di danni e ci peschi sopra. E quindi si è arrivata un'idea molto bella, e perché ho detto, alla fine i mazzi aggro li gestisci con la curva, cioè ovvio che contro aggro fa schifo Invoke Despair per lo 3 per main deck, però cioè, sono 3 carte, tutto il resto è buono. Se ne peschi troppi, vabbè, ne concederai e morirai. Ma se tanto contro aggro devi pescare la curva, cioè terra push, terra removal, terra blattite, terra grave trespasser o removal, insomma, fare la bella curva per bene. Se non la fai, che tu abbia invoco meno, cambia poco e muori lo stesso. Poi ho deciso main deck essere più greedy, più midrangioso per andare a punire questi matchup, che sono gli altri midrange e gli altri controllo, ed essere, ha pagato tanto perché anche tanti mirror li ho vinti grazie a questa carta, appunto, main deck. E side, se becchi un mazzo veloce agro, che può essere per esempio mono bianco umani, sai dare, Boros Convoke, quello che vi pare, sai dare pesante le bratte e le spot removal e vincere in quel modo. Infatti la mia side ha molte spot removal e molte bratte. Due Extinction Event è un language. Extinction Event, tra l'altro, lo sai di pure contro mono verde, perché molte creature sono dispari. Troll e il 5-6 Thorn, che tu riesci quindi a ammazzarli senza che l'altro faccia value, perché li esili, e quindi l'altro non fa value, che fa più mana e recupera le spell. The End, Language, appunto, come ho già detto. Legion's End. Legion's End è una bellissima tech che ho messo 1 per, perché molti mazzi appunto aggressivi sono ridondanti, giocano il 4 per tutte le carte, quindi tu facendo Legion's End li togli tutte quante le carte con quel nome. Legion's End, tra l'altro, è forte, perché a differenza di The End è più da midrange, cioè in realtà la side anche contro aggro volendo, perché è una spot removal, però Legion's End è meglio perché targetta una creatura che costa 2, ovviamente per le creature piccole si intende, targetti una creatura che costa 2 o meno, esili tutte quelle con lo stesso nome, ma anche quelle in campo. Non è che va a vedere The End, se l'altro ha due creature con lo stesso nome in campo, non fa niente, l'altra rimane, perché è pensata per targettare di più le cose leggendarie, Planeswalker e creature leggendarie. E quindi che succede? Tipo Sheldred, e quindi l'altro non può avere due Sheldred per terra. Questa invece è pensata per i drop a 2, quindi può avere più carte
con quel nome lì e quindi fare una pulizia generale per dire se voi beccate anche i token, pulite tutti i token, per questo è forte, perché appunto giocavo contro i Boros Convoca e ti facevo pulisco il tuo board perché hai tutti i token con lo stesso nome. Giocavo contro Mono Bianco Umani e toglievo il drop 1, non aveva anche altri in mano, gli toglievo. Ho giocato contro un Elfi, poverino, gli ho tolto l'Elfo di Lanovar, aveva altri due in mano, vabbè, lì è una botta di culo, chiaro, non è che fa testo. Gliel'ho tolta. Altra cosa importante, mi piace perché rivela la mano del loppo, quindi sai bene o male cosa potrà fare i prossimi turni con la sua curva da mazzo aggressivo e quindi tu puoi già pianificare di conseguenza e magari fare giocate più greedy che tu non avresti fatto per paura di essere punito. Cosa ci tengo ancora a sottolineare su questo mazzo è la sinergia bellissima che c'è nel giocare la 4 Fable e 3 Invoke Despair. Perché se tu fai Fable turno 3, se non ti tolgono il token, sei quasi tranquillo e assicurato, se ce l'hai in mano o la peschi, di fare l'invoke a turno 4. Perché il token ti accelera e tanto ti dà mana di che colore vuoi, quindi perfetto per castare l'invoke. E in più te la vai a cercare con l'effetto di pescare, di scartare due e pescare due. Quindi niente, questo mazzo mi piace molto e il fatto di giocare appunto main deck le invoke mi ha salvato tanto. Penso di continuare a provarlo ancora adesso questa season di novembre. E nulla, spero di avervi stato utile. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi mazzi, cosa avete giocato voi, insomma i vostri feedback come al solito. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao e fate i bravi, bye bye!